Brutto stop interno per il Chieti contro una Fermana che ha atteso con pazienza il momento buono per fare valere la sua maggiore esperienza nel sapere gestire le partite una volta andata in vantaggio. Il gol decisivo poco dopo la mezz'ora di gioco porta la firma di Molinari, esperto attaccante centrale arrivato dal mercato di dicembre, già autore di 5 reti, 4 nella gara di 3 domeniche fa scoppito contro la Miternina. Ai ragazzi di Ronci non è mancata la volontà, la squadra ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma imbastire azioni palla a terra su un campo infame non era certo facile. I tanti traversoni arrivati in area, soprattutto nel primo tempo, non sono stati sfruttati dagli avanti neroverdi, peraltro orfani del cannoniere Dos Santos squalificato, a cui si aggiungevano le assenze importanti di Vitale, sempre per squalifica, e di Molnada per infortunio. Chi è andato in campo tuttavia ha dato tutto. Comini, tanto per dire, al suo debutto ha fatto molto bene. A destra del fronte d'attacco ha spesso saltato l'uomo, anche se poi i suoi inviti si perdevano tra le maglie difensive strettissime della squadra allenata da Osvaldo Iaconi, vecchia conoscenza del calcio abruzzese. La Fermana arrivata all'Angelini non era la stessa del girone di andata. Il mercato, dicevamo, ha portato qualità e peso in attacco in un gruppo esperto che ha i playoff nel mirino. Il successo contro il Chieti è il terzo nelle ultime 4 partite, con il pari pesante tantissimo in casa della capolista San Benedettese. I primi tiri nello specchio della porta sono della Fermana all'11° con Misin e al 22° con Molinari. 10 minuti dopo l'attaccante marchigiano fa centro. Sugli sviluppi di una lunga punizione di Degano la palla rimane in area neroverde. Arriva Molinari che controlla, elude del grosso e beffa Romagnello che tocca ma non respinge. La reazione del Chieti è in questa elegante girata al 37° di Fiore, bel gesto tecnico ma palla fuori di poco. Nella ripresa la Fermana decide di attendere il Chieti nella propria metà campo. Gli spazi così sono pochissimi, ma il Chieti ci mette del suo perché fa fatica a costruire. Le uniche palle gol capitano a Comini, molto bravo il portiere croato Olzak a sventare in calcio d'angolo, e poi a Fiore che difende bene un pallone in area, si gira, ma il tiro non è preciso. Al triplice fischio di fusco di Brindisi, che poco prima aveva allontanato dalla panchina ospite Iaconi, scatta la contestazione all'indirizzo del tecnico Ronci, che in sala stampa è il più arrabbiato di tutti. Se fosse cominciato il campionato adesso, la Fermana lotterebbe per vincerlo questo campionato. Ma tante persone queste cose non le sanno. La Fermana vanta 4-5 giocatori che in questo campionato forse neanche la Samp c'ha, perché cerca la prima punta. Non so quante altre squadre hanno il potenziale offensivo che hanno questi, però purtroppo le cose non si sanno. E abbiamo costretto la Fermana a difendersi 95 minuti dentro la propria porta. Cosa devo chiedere di più a questi ragazzi? Cosa vogliamo chiedere di più? Hanno dato tutto. Questa è una squadra che ha un carattere in questo momento di ferro. Mi dispiace solo per gli 89, mi dispiace solo per loro, perché veramente è per loro il nostro pensiero in questo momento. Ma non per chi alla prima situazione comincia ad offenderci a prescindere senza neanche sapere nulla. Il problema c'è un problema, vince chi butta la palla dentro. Purtroppo noi siamo stati sfortunati e l'abbiamo buttata la palla dentro, punto, chiuso. Poi uno può parlare tecnicamente, poi tutti quei commenti, giustamente i tifosi criticano, è giusto, ma noi andiamo avanti Pasqua per la strada nostra. Mi dice una cosa che invece le è piaciuta questo pomeriggio, se c'è, non lo so. La squadra, assolutamente la squadra. Quello non è piaciuto è come sempre come ripeto, giustamente parlano, ma quando sparlano però non è gradevole, insomma. Parlare sì, sparlare no. Ronci, che è qui vicino a lei, chiaramente non si tocca dalla panchina, no? Ma Ronci, io e Donato abbiamo fatto una cosa, la prima partita di campionato contro l'Agnese abbiamo fatto un patto.